qui a Palermo. Allora ricordiamo che tutta la manifestazione è in diretta web su arabianessence.tv. Questa è la categoria stalloni dell'Egyptian Event, sono cavalli puro sangue arabi di linea egiziana. Vengono valutati dalla giuria per la loro tipicità, testa e collo. Dorso, armonia, arti e movimento, vince il cavallo che totalizza più punti. In caso di pari merito prevale punteggio in tipicità. Entrano loro uno a uno singolarmente davanti alla giuria.
con il numero 114, la valutazione primo stallone della categoria Egyptian Event. Si tratta di Hanaya Karam, nasce da Kenza Al-Baida e Hanaya Elissar ed è di Fontanella Magic Arabians. Tipicità 18,5-19,19, 18.5-19,19, head and neck, testa e collo 19,19,19,5, 19,19,19,5, 18,5 unanime in dorso armonia, 18.5 unanimous for body and top line, 15,15,15 in arti, 15,15,5,15 for legs, movimento 18,17,5,18, 18,17,5,18 for movement, a total score of 268.5, 268,5 punti, di cui 56,5 in tipo. Vi diamo il punteggio del numero 70, Ibn Simeon Sharav, nasce da Simeon Sharav e Agisha Irama ed è di azienda agricola di Benedetto Girolamo. Tipicità, type, 19,19,18,5, 19,19,18,5, head and neck, testa e collo, 18,5,18,5,18, 18,5,18,5,18. Body and top line, dorso armonia, 17,5, 18,5, 17,5, 17,5, 18,5, 17,5, arti 15, 15,5, 15, 15, 15,5, 15, movimento 19, 19, 19,5, 19, 19,5, il totale, total score è 268 punti, 268 points. This program is offered by
Nasce da Frasera Madine a Nima Bayadidi ed è di genovese Giuseppe. Tipo 17,5 unanime, 17.5 unanimous. Uguale in testa e collo, 17,5 unanime, 17.5 unanimous. Forehead and neck, body and top line, 17, 17.5, 17, 17,5 in dorsa armonia. 15 unanime in arti, 15 full legs. Movimento 17, 17, 17,5, 17, 17, 17.5. Il totale è 253 punti, 253 points. E allora abbiamo la classifica della categoria Stalloni Egyptian Event in terza posizione, il numero 118 LR Shuklan, third place. In seconda posizione Ibn Simeon Sharav, numero 70. Medaglia d'oro vincitore della categoria 18, Hanaya Karam con il numero 114. Entrano in campo per la premiazione è il signor Antonio Culcasi ad andare a premiare la categoria Stalloni. Antonio Culcasi, organizzatore della manifestazione Gruppo Equestre Monte Erici, Palermo Arabian Horse Cup. Il signor Antonio Culcasi insieme al signor Gubbiotti Giampaolo va alla premiazione degli stalloni della categoria Egyptian Event. E allora in terza posizione il numero 118 LR Shukran, Frasera Madin per Anina Bai Adidi di genovese Giuseppe, medaglia di bronzo. In seconda posizione con la medaglia d'argento va a Ibn Simeon Sharav, è il numero 70, nasce da Simeon Sharav e Agi Shairam ed è dell'azienda agricola Girolamo di Benedetto. La medaglia d'oro va ad Anaya Karam con il numero 114, vince il primo premio l'allevamento Fontanella Magic Arabians con lo stallone Anaya Karam, nato da Kenza El Baida e Hanaya Elissar. Con questa premiazione concludiamo l'evento Egyptian Event. Alle ore 15:30 inizieremo quello che è il campionato finale del concorso B internazionale con le yearling femmine, categoria 1A e 1B. Le prime due classificate entreranno in campo
per contendersi il titolo di campionessa 2018 della Palermo Horse Cup. A seguire ci saranno gli yearling maschi come premiazione in quanto unica categoria, e poi le categorie puledre di 2 e 3 anni, i puledri maschi di 2 e 3 anni, le fattrici e gli stalloni. Per ora vi auguro un buon pranzo, l'appuntamento è alle ore 15:30.